il punto della verità. Match point al servizio Torino, riceve Gibertini, poi l'attacco affidato a Botarelli, c'è la difesa di Torino che può contrattaccare con Volskin piazzato, difeso da Mason, poi l'attacco di Botarelli, ancora difesa di Torino e ancora Voschi che contrattacca col pallonetto, ci arriva Repice, poi Bortoli, ribalta il gioco, Botarelli, punto di Botarelli che chiude il match. Botarelli, ancora un punto per chiudere, portare 3-2 il Soderato. Coach Mauro Chiappafreddo, una bella prestazione quella del Custorino qui a Soverato, un punto importante raccolto al termine di una partita combattuta. Sì, hai ragione, è stata un'ottima partita da parte di tutte e due le squadre, credo che abbiamo visto buona pallavolo qui a Soverato, quindi bene così ci fa ben sperare per il futuro. Forse avete avuto un andamento un po' altalenante nel quarto set, avanti 2-1, c'è stato un calo, poi nel quinto vi siete prima staccati, poi l'avete ripresa, forse su questo bisogna lavorare ancora. Sì, hai perfettamente ragione, credo che nell'ultimo set abbiamo commesso qualche errore di troppo, e la nostra è una squadra molto giovane che deve fare ancora esperienza e questo insomma ci farà da scuola per il futuro. Questa era la prima giornata della pool promozione, il Custorino che ci è arrivato al photo finish a questa pool promozione, ma adesso si gioca le sue chance, non ha nulla da perdere ovviamente questa squadra al cospetto di compagini anche più blasonate e più forti. Sì, sono di nuovo d'accordo e proveremo a fare tutto quello che ci riuscirà, insomma cercheremo di giocare al meglio e soprattutto per fare esperienza. Ti ripeto, la nostra è una squadra, è un progetto molto giovane, è un progetto che si basa su giocatori che sono studentesse universitarie e che per giocare prendono una borsa di studio e quindi è alternanza università e sport e sono a capo di questo progetto, quindi è tutta esperienza per questa delete. Infine un giudizio anche sul Volley Soverato, se la partita è stata come te lo aspettavi, come l'avevate preparato? Sì, la partita comunque era come me l'aspettavo, sappiamo, ho allenato qua e so che è un campo caldo e la squadra è una squadra fatta di giocatrici di molta esperienza e con molto carattere, quindi sapevo che era un impegno difficile, ma sono contento perché credo che stasera abbia vinto lo sport. Irene Botarelli è una delle principali protagoniste di questa vittoria alla photo finish del Volley Soverato, parte in maniera sofferta questa pool promozione, diciamo che guardando il bicchiere mezzo pieno siete state brave a riprenderla sotto 2-1. Sì, assolutamente sì. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché comunque arriviamo da un periodo di stop essendo uscite subito ai quarti dalla Coppa Italia e non potendo aver fatto amichevoli sapevamo che sarebbe stato complicato rientrare in campo soprattutto con una squadra come Torino che comunque è una squadra equilibrata che difende tanto e eravamo preparate. Sicuramente si è fatto sentire la pesantezza di questa mini preparazione che abbiamo fatto, ma sono contenta perché dopo il terzo set siamo riuscite a unirci e tirare fuori la pallavolo che sappiamo fare e questo ci ha portato al risultato. Qualche calo di concentrazione nell'arco della partita, un Soverato che in casa non è nuovo a queste vittorie alla tiebreak sofferte, anche nel tiebreak stesso eravate 10-4 a un certo punto, poi eravate stati rimontati, però alla fine l'avete spuntata, quindi una vittoria anche di carattere della squadra. Sì, come ho detto, si è sentita la mancanza del ritmo gara, dell'abitudine al ritmo gara, però veramente siamo state brave perché nonostante magari la pressione di una rimonta siamo state lì, abbiamo fatto le cose semplici, le cose che sappiamo fare e si è visto.